Buonasera amiche ed amici, prima di cominciare vi invito a seguirmi su Instagram al link che vi lascio giù nell'info box. Scusate per il casino di questo video perché il montaggio non è per niente lineare, avevo deciso di mostrarvi alcune cose prima e le clip dopo, in realtà ho pensato che è meglio mostrare le clip prima e poi tutto il resto dopo, quindi se vedete stacchi strani o cose così è per questo. Purtroppo io non ho tempo di stare dietro YouTube, di montare video. Li faccio così come vengono, cerco comunque di spiegarvi le cose in modo abbastanza chiaro e professionale e non mi viene chissà che bene, però insomma non è questo il mio lavoro, quindi è solo uno svago. E vi lascio il video, appunto, mi raccomando, perché vi presento i prodotti di Let's In Style e vi lascio giù tutti i link e anche il mio codice sconto nell'info box, quindi state attenti perché sono dei gioielli bellissimi. Ne approfitto per far vedere anche questi due che indosso e anche questa collana che è venduta abbinata ad una cavigliera, che può essere anche un bracciale. Comunque, in seguito al video vedete tutto, tutto quanto. Questo video è un po' ricco di cose e prendetevi dei popcorn o qualcosina da bere e seguitemi perché ci sono delle cose veramente interessanti. Ciao! Eccomi qua. Allora, la prima cosa che ho acquistato è questa canotta bellissima in pizzo della marca GDI e l'ho presa da Scarpe e Scarpe. GDI è un marchio che hanno anche su Zalando, è la prima volta che lo vedo nei negozi fisici e ho deciso di acquistare questa. Costava, adesso ve lo dico subito, che ho qui il cartellino, meno 50%, costava 16,99 e io l'ho pagata 8,50, quindi per 8,50 euro è meravigliosa. Ho preso una taglia S e sotto ho un top perché ovviamente è trasparente, ci dovete mettere una canottiera oppure un reggiseno, un top o qualcosa. Ho deciso di portarla con questi jeans, diciamo che questi ve li farò vedere per tutte le altre cose, anche perché ho comprato pochissimo, non mi piaceva niente. E quindi ho trovato appunto questa e le ciabattine molto comode, imitazione di Hermès. Ho deciso di indossare, ho pensato tipo un outfit che dopo però vabbè andrò a cambiare, nel senso solo un esempio di outfit che mi ha ispirato, con questi orecchini presi da Let's In Style, che vi lascio giù il link nell'info box, anche il link al prodotto. Ce ne sono diversi di orecchini, io ho scelto questi due, era un set da 5 orecchini. Poi, sempre di Let's In Style, questa collana, guardate che luminosa, guardate che bellissima luminosità, abbinata alla cavigliera. Guardate anch'essa quanto è bella. Così, che richiama un po' il blu del denim. Guardate, è fatta veramente bene. E anche la collana, mi raccomando, utilizzate il mio codice sconto se volete prendere delle cosine da questo sito perché ha veramente bellissima roba. Dunque, andiamo avanti. Allora, questa so che è orribile vista così perché bisogna che la stiro. Non ho avuto tempo di stirarla, queste qua le devo lavare e poi stirare. Le sto solo indossando per farvele vedere. E siccome poi non so quando avrò più tempo di fare questa cosa, e purtroppo ve la faccio vedere così. Anche questa è una blusa fatta così, appunto, con lo stesso stile di prima, collo alto, rosa, di cotone. Questa l'ho presa da OVS. E l'ho pagata 10 euro, costava 22,95, non so cosa vedete, comunque l'ho pagata 10 euro e ho deciso di indossarla abbinata a questi orecchini giganti, appunto sempre di Let's In Style. Guardate, vediamo se riesco, la brillantezza. Cioè, mi avvicino un po' di più se riesco. Guardate la brillantezza, secondo me così belli colorati con questa blusa svolazzante, quando poi sarà anche bella stirata, saranno molto molto belli. Vi avevo detto anche con un vestito, ma adesso per farvi vedere questa la sto mettendo con questa. Comunque anche con un vestito, una giornata in spiaggia, sicuramente sono bellissimi. Cioè, guardate che
Che bell'effetto che fanno. Top. E poi ho sempre appunto la cavigliera che guardate, ve la faccio rivedere quant'è fine e quant'è bella. Ciabattina è sempre rosa. Direi che anche questo è un outfit casual. Con quel tocco in più. Allora, anche questa maglia va lavata e stirata, perdonatemi, ma io veramente sono oberata di lavoro e di altre cose da fare. YouTube è solo un passatempo e se deve diventare uno stress, anche no. Ve lo faccio vedere proprio così perché non ho ultimamente veramente tempo. Quindi sempre la collanina Let's In Style, orecchini li ho cambiati, ho messo sempre Let's In Style, ma quelli fatti così a cuore che secondo me sono meravigliosi e quelli a cerchio. Belli belli, questa è una maglia che ho preso da Tezenis, costava 9,99 e l'ho pagata 4 euro. I jeans sono sempre gli stessi, ma ho cambiato la cavigliera. Questa è veramente, veramente carina. Appunto, sempre Let's In Style. Mi raccomando, andate a vedere il sito, utilizzate il mio codice sconto. Sappiate che di queste ve ne arrivano 5 che io sono già andata a regalare. Sono stra belle. Cioè, guardate che raffinatezza. Guardate, cioè con l'abbronzatura poi sono veramente belle queste cavigliere. E con questo è tutto per quanto riguarda l'abbigliamento. Allora vi faccio vedere appunto che cosa ho comprato da OVS. Questo set costava 12,99 e io l'ho pagato 5 euro ed è composto da bagnoschiuma e spazzola. Adesso vi faccio vedere. Spazzola per farsi la doccia. La cosa che mi incuriosiva di più era questa spazzolina qua, perché io non l'ho mai utilizzata per il corpo. Anche così a secco fanno vedere certe volte e devo informarmi meglio su come si utilizza. Anche così a secco è molto utile per esfoliare il corpo e quindi io voglio provare. L'ho presa più che altro appunto per la spazzolina. Poi il bagnoschiuma è fatto così. È un bagnoschiuma con erogatore, insomma, come un sapone per le mani. E è al caramello, non lo so come sia, comunque è made in Italy e non conosco neanche questa marca, sinceramente, che è Take Your Time Sweet Beauty Spa. L'ho trovata da OVS, ma onestamente non so di che cosa si tratta. È dolcissimo. Che buono, sembra di farsi il bagno nel caramello. Sicuramente è una profumazione un po' più invernale, che quindi appunto andrò ad utilizzare questo inverno e questa invece cercherò subito di capire come utilizzarla. Quindi questo 5 euro e poi questa qua solo 2 euro, da 4,95 costava 2 euro ed è una maschera, mi ha incuriosito perché c'è scritto con diamante naturale. C'ho 4,95, insomma non è che era regalata, però per 2 euro. Se è fatta così è ancora più carina. La proverò prossimamente. E poi vi faccio vedere che cosa mi ha regalato la mia amica Elisa del canale Dolce Elisa. E adesso vi faccio vedere due regali appunto. Cioè mi ha regalato un po' di cose e poi vi faccio vedere anche il regalo che mi ha fatto la mia amica di Michela del canale Queen of Fashion Cremi. Vi faccio vedere un po' tutto insieme adesso, haul, cose varie. E scusate che mi viene da starnutire. Ok, rieccomi, scusate, stavo andando un attimo in crisi, infatti stavo cominciando a parlare male perché mi sentivo sto starnuto che stava per arrivare ma non arrivava più. Comunque, andiamo avanti perché non voglio che il video duri troppo, ho tante cose da farvi vedere e quindi andiamo. Allora, Elisa mi ha portato delle cannucce molto belle che ho già utilizzato, fatte così, delle cannucce riutilizzabili da mettere sui cocktail e la cosa bella è che c'è anche lo stoppino per andare ad asciugare l'acqua che rimane incastrata quando poi li andate a lavare e sono di Tiger appunto, sono fatte così, sono super carine. Elisa sa che mi piace fare aperitivo e sa che appunto quando viene lei con suo marito a mangiare da noi mi piace preparare gli aperitivi, allora mi ha portato queste cose che abbiamo utilizzato appunto il giorno di Ferragosto.
Poi mi ha portato anche questi che sono dei fiorellini da attaccare appunto sotto il bicchiere, sono di diversi colori, viola, rosa, sono proprio carini, sempre di Tiger. E poi questi sotto bicchieri fatti così a forma di fragola. Io adoro tutte queste cose per fare i cocktail. Veramente sono stupende. E poi mi ha portato anche la Ritter Sport alla banana che non vedo l'ora di assaggiare. Ieri ho girato un video assaggi, ma mi sono dimenticata di tirare fuori questa perché ce l'avevo in armadio pronta per fare il video. Vabbè, comunque la assaggerò sicuramente nel prossimo video assaggi. Non perdetevi tutte queste novità e rimanete connessi perché questa mi incuriosisce veramente tanto. Poi la mia amica Michela del canale Queen of Facial Creamy, che ho avuto il piacere di incontrare il giorno prima di Ferragosto, quindi il 14, siamo state un paio d'ore a Venezia, avrei voluto fare un po' di più, andare in qualche posticino un po' più carino di Venezia, perché Venezia è tutta bella, ma avrei desiderato fare qualcos'altro, ma non ho avuto modo, quindi siamo state 2 orette molto piacevoli in compagnia e mi ha portato questo bel regalo. Mi ha portato 3 bei regali che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua. Allora, questo è un orecchino personalizzabile. Io vi lascio il link della pagina appunto Mife, che è il marchio che appunto realizza Michela con sua figlia. E là potete trovare tutto e potete chiedere tutte le info. Quindi vi lascio il link della pagina Instagram loro e poi vi lascio anche il video in cui spiegano la collezione, quella del Travel Journal, ma comunque sia lì trovate proprio tutto. Quindi mi ha mandato questo orecchino che è stupendo ed è completamente personalizzabile. Adesso non riesco a farvi vedere proprio bene nel dettaglio. È super luminoso ed è fatto benissimo. Allora, qua c'è scritto Erika e poi nella parte dietro c'è una barchetta, ma voi potete scegliere qualsiasi cosa, appunto perché questo orecchino, la cosa bella è che è completamente personalizzabile, quindi potete sbizzarrirvi. Io adoro queste cose proprio perché potete avere un gioiello unico per voi e per chi a cui cioè per le persone a cui volete bene, una cosa che non si trova in giro, che avete solo voi. Io non l'ho messo l'orecchino perché volevo farvi vedere anche dietro bene, volevo farvi vedere nel dettaglio, ma poi vi farò anche una foto dell'orecchino indossato e magari ve la metto su Instagram. Poi mi ha lasciato questa collana. Perché poi la cosa bella è, scusate, no, l'ho intorcolata come una cretina. Allora, scusate un attimo, stoppo il video e ritorno subito. Eccomi, scusate. Allora, mi ha lasciato questa collana che poi io volendo posso anche attaccare l'orecchino e lo posso utilizzare come ciondolo sulla collana, che anche così veramente è bella. Farò una foto anche di questa, quindi si può insomma mettere orecchino o utilizzare come ciondolo. La cosa bella, guardate che bel dettaglio questo cuoricino. E poi mi ha lasciato la bottiglietta che vi faccio vedere, anche questa proprio bella. Mi raccomando, andate a vedere la pagina. Vedete, guardate che bella con le barchette dentro. È super luminosa con le barchette e dopo qua potete mettere anche dei soggetti diversi. Io adoro queste cose veramente, quindi ti ringrazio Michela e adesso finito tutto vi faccio vedere che cosa ho preso indossato e in più vi faccio vedere i gioielli per l'ennesima volta perché ve ne voglio parlare proprio bene perché li sto adorando, i gioielli che ho preso su Let's In Style. Allora, sto indossando questi che appunto vi lascio giù il link nell'info box con le info proprio dirette al prodotto e in più tutti i social in cui è presente Let's In Style. Io adesso ho queste, ma ve le illustro meglio nei video successivi in cui provo le cose che ho comprato. Quindi andate avanti col video e così potete vedere insomma delle belle cose. Un bacione.